E qua. Ci manda la portinaia Mariani. Avanti. Prego. Qui c'è sto cassettone, sta sedia, st'armadio, gli potrebbero pure servire. Madonna, non si è mai finita di vedere. Ma anche sempre sto rumore. Ci si abitua. Ci si abitua. Ma può dire le condizioni? Gliel'ha detta la signora Mariani? Ha spiegato un po', ma... A meno non se può. Ma non può, tre. Allora è meglio gratis. Buongiorno. Buongiorno. Sta su, sta su. Ci volevano mandar via il giorno stesso del bombardamento. Mo crolla, ne so passati di danni. Ogni tanto viaggio un pezzo di intonaco e basta. Sa quante famiglie ci stiamo? 30! Una fa coraggio all'altra. Ma non può capitare che la mattina entremo e alla sera il comune manda via tutti. No! Ma se non ci fosse sta possibilità, come facevo a darte la 5.000 lire con l'uso di cucina? Andà, trovi almeno. A Prenestino, non stanno solo lì selvaggi. Se ci mandano via, prima il comune deve trovare casa a tutti. Anche a noi se ci veniamo. Ma si capisce? E no, loro no, perché noi, non avendo il diritto di subaffitto, loro devono risultare come ospiti, amici, parenti, Beh, se combiniamo il prezzo, a me m'andrebbe. Oh. Ma ti deve sempre. Potevo pensare che su qualche giorno. Si me dà la capara. Ora facciamo un giro, casomai ripassiamo. Benissimo, benissimo. Buongiorno. Ci vediamo. Spero. Buongiorno. Chi ti ha chiamato? Chi ti ha chiamato? Ma mi sa chi ti ha chiamato? Non si può neanche parlare. Che t'impicci, che t'impicci te? 5.000, le sei proprio buttate dalla finestra. E per 5.000 lire poi? Ma questa casa con la spalata vi so davvero? E questi che ci stanno? Non sono cristiani come noi se ci stanno. Cosa te devo dire, figlia mia? Tu vai fuori la mattina e torni la sera. Una donna c'ha più bisogno della casa. Ti sei già pentito. Sì, vabbè. Questa è la verità. Ma va, va, mi sembri una banderola. Sta calma, dai, andiamo. Non mi voglio impegnare con gli affitti. Io voglio sempre un po' di scorta. Se mamma lo costa i magni, ma va, va. E poi a fine del mese cosa mandiamo a tu fare? La bolletta del gas? Ma io posso andare a mezzo servizio. Sì, vabbè. I recenti studi di scienziati illustri delle università di tutto il mondo hanno portato alla soddisfacente, invero meravigliosa conclusione sovraesposta. E così forse nel 1957 andremo nella Luna. È meglio che mettere una cosa a posto qua prima. Onde non generare una congestione...